Si è parlato della via nazionale per la costruzione della rete intelligente, invece la via pugliese qual è? La via pugliese è quella di puntare sulla bellezza delle città nostre, dei nostri borghi, enfatizzando al massimo la cultura della valorizzazione dei borghi con le nuove tecnologie, enfatizzando le nuove costruzioni e anche le vecchie con la possibilità di avere servizi in casa a favore dei disabili, degli anziani, il che fa ridurre i costi della sanità e al contempo agevola il miglioramento della qualità della vita. Pensate che cosa vuol dire oggi la programmazione di città intelligenti? Se si fanno buoni piani di rigenerazione urbana, di riqualificazione, si fanno comunicare le periferie con il centro e le periferie tra di loro, anche attraverso le tecnologie informatiche, oltre che con le reti fisiche. Insomma, diminuire lo smog, diminuire l'inquinamento, utilizzando informazioni facili attraverso i messaggi, potenziare i servizi pubblici, avvisando le persone del luogo e del tempo in cui li possono trovare. Insomma, la città intelligente è quella che utilizza le risorse europee nella strategia 2020 per essere più inclusiva, per migliorare la qualità della vita di chi è più debole, bambini, donne, anziani, disabili, per avere la possibilità insomma di poter venire incontro ai bisogni veri dei cittadini che le tecnologie non risolvono se non sono utilizzate con l'obiettivo vero di aiutare le persone. Gli esempi pugliesi quindi sono ben integrati, diciamo, nella rete nazionale che già c'è? Beh, il ministro ha fatto un primo bando sul education e social innovation, cioè innovazione, città intelligenti per migliorare la scuola e per migliorare i servizi sociali. La Puglia è prima in Italia, ha presentato progetti importanti, molte imprese giovanili e molte imprese, diciamo, innovative sono state vincitrici di questi bandi e oggi si continua anche nei cluster con il nostro sostegno. E con Living Labs e con Partenariati per l'Innovazione noi stessi abbiamo fatto avvisi pubblici per sostenere progetti di imprese che investono sull'innovazione. Quindi io credo che la Puglia voglia con tutti gli assessorati di competenza incidere veramente sul miglioramento delle sue città. E del resto, se non facciamo così, come possiamo potenziare e destagionalizzare il turismo? Come possiamo aumentare il lavoro? Serve questo alla Puglia e le risorse ci sono per farlo e noi intendiamo utilizzarle.